ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sul podio restano saldamente Trentino Alto Adige, Toscana ed Emilia Romagna, ma arriva un importante e forse anche inatteso quarto posto per le Marche. È quanto emerge dalla classifica della reputazione turistica delle regioni italiane, stilata per il sesto anno consecutivo da Demoscopica. Lo schema metodologico predisposto dall'istituto presieduto da Raffaele Rio si basa su oltre 144 milioni di pagine indicizzate, poco più di 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, ben 53 milioni le recensioni conteggiate e quasi 386 mila le strutture ricettive osservate. Il Trentino Alto Adige resta in prima posizione con 117 punti, a pesare più che positivamente sulla performance il primo posto quale destinazione più social d'Italia e il secondo posto quale offerta ricettiva con il gradimento più elevato da parte dei turisti consumatori. La Toscana conferma il secondo posto in classifica generale, continuando a posizionarsi in vetta sia alle destinazioni turistiche più ricercate, oltre a risultare seconda anche tra quelle ritenute più popolari sul web, secondo il comportamento dei consumatori. Terzo posto mantenuto anche per l'Emilia-Romagna, sulla cui performance hanno pesato significativamente le pagine indicizzate su Google, quale valutazione iniziale del volume di offerta online della destinazione, la visibilità istituzionale sui principali canali social e un rilevante posizionamento sul livello di valutazione dell'offerta ricettiva. Le altre regioni della top 10 sono Marche in quarta posizione, Veneto in quinta e poi a seguire Lazio, Sicilia, Lombardia, Puglia e Basilicata. All'Umbria spetta il primato della destinazione regionale con la miglior performance rispetto al 2021, meritando un balzo in avanti di ben 5 posizioni nel Regional Tourism Reputation Index. Per la destinazione infatti il 13° posto rispetto al 18° dell'anno precedente, immediatamente seguita dalle stesse Marche, che anche qui compiono un balzo notevole, un bel successo per la regione di Mancini e Tamberi.